fino alla democrazia del leader, alla democrazia del capo. Questo è un processo che è purtroppo in corso, non è un'ipotesi. Da noi e non solo in Italia. Io credo che a questo si può rispondere meglio, con maniera più incisiva, se, come dire, il sistema politico sa, come dire, rigenerarsi. Se i partiti si pongono il problema di riabilitarsi, di accettare la sfida, come dire, anche dell'autoriforma su questo piano, cogliendo tutti i punti, ma mettendo in campo, come dire, nelle forme nuove, aggiornate di oggi, come dire, soggetti politici che hanno in testa e lavorano per questo l'idea che la loro funzione, il loro ruolo è quello di far, come dice l'articolo 49, far concorrere i cittadini alle grandi scelte politiche del Paese. Questa è la strada, io credo che questa vada perseguita ed è un'occasione che sicuramente non bisogna perdere. E il primo passo però, che io credo importante, è che di questo finalmente si discuta in Parlamento. La ringrazio, non ho altri iscritti, quindi conclusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, ma non lo vedo, l'onorevole Toninelli, al quale rimaneva un minuto, neanche l'onorevole 40. C'è onorevole Richetti, se intende replicare? No, benissimo. Governo, prego, se intende intervenire. Sì, molto sinteticamente, Presidente. Il Governo ha seguito con grande attenzione uno dei progetti di origine parlamentare sia nella Commissione ma anche nella seduta dell'Aula. Lo ha fatto con la convinzione profonda che stiamo affrontando uno dei temi più antichi ma anche più moderni. Come si costruisce una democrazia in un paese, come questa vive e come dentro i processi della democrazia non esistano solo le procedure, ma esistono fondamentalmente le strutture, gli strumenti e i mezzi per dare senso ad un processo democratico che non è fatto solo di procedure. Nell'Aula è risuonata anche stamattina una grande discussione che ha preso origine dai dibattiti della Costituente e credo però vada dato atto al relatore Richetti di aver costruito con sapienza e saggezza un percorso che tendeva a fare della ipotesi dello strumento, come dire, dei partiti non semplicemente un dato di attuazione del 49, tant'è vero che noi abbiamo agito attraverso non una modifica costituzionale ma esattamente con una legge ordinaria, perché è partito da un tema vero: la crisi del sistema dei partiti e come dentro quella crisi potessimo in qualche modo dare una continuità a processi innovativi e riformatori che sono stati messi